Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Iniziamo questa nostra giornata che il Signore ci regala con grande riconoscenza e consegnandola nelle mani del Padre, anzi consegnando il nostro cuore nelle mani del Padre perché ci aiuti a viverla con la pienezza del suo amore in noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Oggi Gesù ci parla del matrimonio e anche del celibato per il regno dei cieli. E ci chiediamo, ma che cosa c'entra con i Vangeli dei giorni scorsi? C'entra tantissimo perché l'altro ieri ci parlava della correzione fraterna nella comunità e ieri ci parlava del perdono verso il fratello. Ecco, queste due cose nella vita di coppia sono il pane quotidiano. Nella vita di coppia c'è la concretizzazione, il campo proprio concreto di attuazione di quanto Gesù ci ha insegnato ieri e l'altro ieri, perché la famiglia è certamente la cellula fondamentale della comunità. Ascoltiamo allora la lettura del Vangelo da Carlo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio vi fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini. Ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vorrei riprendere un pensiero riguardo al Vangelo di ieri, che credo sia molto importante. Ieri si parlava del perdono incondizionato al fratello, qualsiasi sia l'offesa che mi ha arrecato. E dicevamo che umanamente, beh, per piccole cose ce la facciamo anche, ma per cose grosse, umanamente, non ce la si fa. Allora,
Dio ci chiede qualcosa di impossibile, non ce l'avrebbe chiesto, vuol dire che è possibile, ma qual è la via? Ecco, si diceva, la via è quella di non essere più padroni del mio cuore, ecco, parlo adesso al singolare per me, ma consegnare il cuore a Gesù perché sia Lui ad agire attraverso il mio cuore, con il suo cuore. In fondo questo cambio del cuore è quello che è avvenuto nel battesimo e si tratta di prendere in mano il nostro battesimo, di sceglierlo ogni giorno, di scegliere nuovamente le promesse del nostro battesimo ogni giorno. È un dono che Dio ci vuole fare, ci ha già fatto, ma ce ne dimentichiamo molto facilmente. Ecco, quindi Gesù ci chiede qualcosa che è possibile perché Lui c'è. Lui non si tira mai indietro. E potremmo dire Lui è il rifornimento di amore che non si esaurisce mai. Potrebbe essere il fratello che esaurisce il suo amore per fragilità, per i suoi sbagli, per i suoi peccati. Potrei essere io, ma Gesù abbiamo la sicurezza assoluta che non esaurirà mai il suo livello di amore, che non ha una misura, è infinito. Ecco, è solo questo che ci dà la forza di poter costruire una comunità, anche la comunità familiare. Ecco, allora, da ieri veniva fuori questa decisione, diciamo, da prendere, di lasciare il punto di vista del mio io ferito e mettermi nel punto di vista di Gesù, che guarda il Padre e sente quanto il Padre lo ama e quanto il Padre ama ciascuno dei suoi figli. Cioè entrare nel punto di vista del cuore del Padre. E lasciatemi dire ancora una sfaccettatura di questa stessa realtà. Ecco, devo fare posto nel mio cuore per il fratello, in modo speciale per quello che mi ha ferito. Devo fare posto nel mio cuore per lui. E devo allargarlo sempre di più, questo è il mio cuore, questo mio cuore. Ecco, questo è un lavoro quotidiano e penso che la preghiera sia fondamentale. L'adorazione, il chiedere proprio con il cuore a Gesù di allargare il mio cuore. E poi c'è una frase stupenda di un salmo che dice: corro per la via dei tuoi comandi perché hai dilatato il mio cuore. Ecco, allora veniamo al Vangelo di oggi sul matrimonio e proprio nel matrimonio possiamo mettere in pratica la correzione fraterna del Vangelo dell'altro ieri e il perdono del Vangelo di ieri. È un campo molto concreto e tutti quelli che vivono questa esperienza di coppia, ecco, sanno che le occasioni sono proprio momento per momento, le occasioni per mettere in pratica l'insegnamento di Gesù. Ecco, qui in questo Vangelo c'è qualche frase che è molto forte, molto illuminante, per esempio quando dice: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di darle l'atto di ripudio, vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. All'inizio vuol dire ritorniamo all'inizio. All'inizio, cioè al progetto di Dio, che è un progetto di comunione, di unione nelle differenze. L'uomo e la donna
sono diversi, ma sono stati pensati perché insieme costituissero un'unità completa. E infatti l'immagine di Dio non è l'uomo da solo o la donna da sola, ma l'uomo e la donna, maschio e femmina, insieme. Ecco, se il diavolo con tutte le sue forze cerca di dividere e di creare disunioni, non diamogli corda, ma ritorniamo ogni giorno attraverso il Vangelo, attraverso la preghiera, ritorniamo all'inizio. L'inizio è come la sorgente. E questa sorgente che parte dal cuore del Padre è una sorgente di amore che unisce. Ecco, ritorniamo all'origine, all'inizio, al cuore di Dio. Se vediamo che abbiamo perso le nostre forze, ritorniamo lì. Ecco, l'uomo quindi non divida quello che Dio ha congiunto, perché ad unire non è stato un uomo. L'uomo ha sentito qualcosa di interiore che era la voce di Dio, ma è stato Dio a volere l'unione e a fare l'unione. L'uomo ha collaborato per unire. Quando si è reso disponibile all'amore, ha collaborato con un progetto che partiva da Dio e che Dio stesso ha realizzato. Quindi riconosciamo che l'unione è volontà di Dio, l'unione ha la forza di Dio, l'unione ha la potenza di Dio. Non proviene semplicemente dall'uomo, proviene da Dio l'unione. E lì possiamo ritrovare forza per riunirci quando magari siamo caduti in qualche tentazione del divisore, del diavolo. Ecco, poi nella parte finale del brano di oggi c'è qualcosa che riguarda il celibato ed viene introdotto da una risposta dei discepoli a Gesù che dicono: se questa è la situazione, è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Quindi Gesù, dicendo così, riconosce il celibato come una situazione non solo dovuta a cause, diciamo, naturali, alcuni nascono così, oppure dovute a cause violente, alcuni sono resi tali dagli uomini, ma c'è un celibato anche per scelta, per il regno dei cieli. Ecco, Gesù lo riconosce e nel contesto di questo discorso viene valutato come condizione addirittura migliore. Però, dice, è per coloro ai quali è stato concesso dal Padre di capirlo. Come mai è una condizione migliore? Essere celibi per il regno dei cieli. Non per svalutare il matrimonio, chiaramente. Ecco, il matrimonio è un segno che attraverso la realtà concreta dell'altro ti trasmette la presenza di Dio come sposo. Il matrimonio è un segno concreto, ma che cesserà con la morte di uno dei due. Ma il rapporto sponsale che Dio ha con l'uomo sarà per l'eternità. Ecco, chi sceglie il celibato per il regno dei cieli, chi è chiamato al celibato per il regno dei cieli, vive già al presente
la condizione che sarà nel futuro per tutti. Non è una cosa innaturale, è una cosa anticipata, perché poi sarà la condizione di tutti. E quindi fa bene anche chi è sposato vedere il celibe per il regno dei cieli, perché capisce che nel loro amarsi l'un l'altro, amano e sono amati da Dio, che è sempre Lui, lo sposo che l'altro coniuge rende presente. E questo sposo non ti tradirà mai, sarà sempre fedele, sarà sempre presente. Ecco, quindi fa bene reciprocamente alla vocazione matrimoniale vedere quella del celibato e viceversa. Quindi ringraziamo il Signore che veramente nella sua sapienza è perfetto. E ci chiama a vivere questa pienezza proprio della nostra vocazione. E preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te. E siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Con E col tuo il tuo spirito. spirito, per intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Amen.